Ciao a tutte! Oggi vi faccio vedere un video con quello che ho preso a Natura Sì. Perché sapete, non ho il Natura Sì vicino casa, quindi quando vado, insomma, prendo qualche cosina. Oggi in realtà ho preso poche cose, però vabbè. Allora, cominciamo. Ho voluto prendere questo qui, che è lo shampoo della Lavera, famosissimo ormai, alla crema al latte, no, alla crema di rose, perché ne stanno parlando tutte benissimo, allora ho detto bisogna provarlo. Vi farò sapere. Per adesso l'unica cosa, sono rimasta solo un po', diciamo così, sconcertata dal prezzo, perché cioè sono 250 millilitri per più o meno 9 euro, quindi non è poco. Mi è sembrato, confrontando i prezzi, che siano un po' più convenienti tipo i siti come, non so, Ecoverde, per esempio. Però ovviamente poi ci sono da aggiungere le spese di spedizione, quindi questo. Poi ho preso, in realtà i miei acquisti, diciamo, sono stati piuttosto consigliati dai video su YouTube. Ho preso questo qui, che è l'olio per capelli della Weleda, o Veleda, o come si chiama lei, e anche questo qui tipo costava 13, e io ho visto e sentito di ragazze che l'hanno pagato tipo 12. Però, anche qui, questo è. Questo devo dire che l'ho già provato una volta. E, però, insomma, ripeto, una volta è poco, per poter dire. Però mi è piaciuto perché ho visto che non lascia i capelli, cioè, io non ero riuscita ad asciugare benissimo i capelli, no? Quindi erano rimasti un pochettino unti. Il giorno dopo non erano più unti, cioè, erano belli idratati, diciamo, quindi. Però l'ho provato solo una volta, quindi ancora non so. Poi, questo invece è stato proprio preso pari pari dall'ultimo video che ha fatto Lolla, che è il deodorante della Lavera al cocco e vaniglia. È vero, cioè ha un odore buonissimo, ma ha un odore, ha un profumo, cioè è una droga, è buonissimo, verrebbe voglia di spruzzarselo in bocca, di berselo, buonissimo. E poi invece ho fatto pochi acquisti mangerecci. Allora, ho preso, perché erano in offerta, questi due qua. Allora, lo spezzatino di soia della Chi, questo qui, spezzatino di soia. E i bocconcini di soia, anche questi in offerta, della Econature. E questi erano tipo in offerta, li ho pagati più o meno tipo 2,40 euro, 2,80 euro l'uno. E poi ho voluto provare anche questi qui, che invece sono i fiocchi di soia. Quindi vedete, acquisti molto simili. Sono i fiocchi di soia e da quello che ho capito tipo vanno bene per fare, che ne so, tipo il ragù, queste cose qui. Perché ho nella testa, diciamo, questa idea di provare a fare le lasagne con i fiocchi di soia, insomma, con queste cose qua. Perché ho letto su internet che ci sono diverse persone che hanno provato a fare il ragù, insomma, o le lasagne, appunto, così, con tritando la soia, insomma, o con i fiocchi di soia, e dicono che, insomma, le danno da mangiare tipo agli amici e non si accorgono che non ci sia la carne dentro, no? Quindi sapete che io sto cercando comunque, non ve l'ho mai detto questo. Vabbè, comunque io sto cercando di ridurre la carne, no? Che mangio. Quindi, però abito con delle persone che, cioè, non hanno la benché minima intenzione di rinunciarci. E quindi cucinare comunque tutti i giorni la carne, no? Mi porta comunque un pochettino di tanto in tanto ad assaggiarla, perché alla fine mi piace, no? E quindi, niente, vorrei provare un po' questi escamotage per vedere se almeno riesco un po' a convertire, almeno in parte, le persone che abitano con me. Vi farò sapere che cosa riesco a combinare. E quindi basta, questi sono stati i pochi, proprio pochi, pochi acquistini. Questi fiocchi di soia penso che siano costati anche loro attorno ai 3 euro, ma non erano in offerta. Sono molto, così, sono molto curiosa di sapere che cosa verrà fuori, ecco. E basta, non ho altro da dire, no. Vi saluto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!